È una parte di un programma di eventi che hanno però un grande significato culturale nella riscoperta e tradizione della nostra identità appunto culturale, che servono per promuovere in termini di sviluppo economico e turistico il nostro territorio. Transumanza si impreziosisce di questo evento che abbiamo presentato, che ne è la punta del programma, La Notte delle Serpenti. Passiamo per il Festival del Medioevo, arriviamo al Festival d'Annunziano, chiaramente con la Perdonanza, con tutti gli altri festival che ci sono in giro per l'Abruzzo. Cioè oggi l'offerta culturale della regione Abruzzo io credo che sia tra le migliori e più puntuali e ricche dell'intera nazione. Ci si attende una grande serata, un grande concerto con tantissimi musicisti e artisti sul palco che rendono un omaggio doveroso, tardivo, ma finalmente arriva questo bellissimo omaggio alla musica popolare abruzzese, alla nostra tradizione, e l'obiettivo è quello di trasformare quelle melodie, senza toccarle, ma semplicemente con gli arrangiamenti, in qualcosa che aumenti la percezione poetica del nostro territorio, perché noi siamo un territorio che suscita molta ilarità, e questa è una cosa molto bella, perché quando uno dice vengo dall'Abruzzo e c'è subito un sorriso dall'altra parte, però io vorrei che al posto di quel sorriso ci fosse un'espressione di stupore: ah, vieni dall'Abruzzo. Questo io vorrei, non è Abruzzo, che bello. No, vorrei proprio che ci fosse questo stupore: ah, l'Abruzzo, quanto è bello, quanto è poetico, quanto è profondo. Ecco, vorrei elevare, innalzare la nostra tradizione popolare, e vorrei che gli abruzzesi fossero sempre più fieri di questo nostro patrimonio culturale, e che la nostra lingua regionale diventi una lingua conosciuta anche fuori dalla regione e venga apprezzata come lingua poetica. I primi ad avere aderito sono Giusy Ferreri e Gianluca Grignani, con cui faremo due tipi di esperimenti diversi. Giusy Ferreri canterà proprio in abruzzese, e quindi questo farà capire al popolo delle radio, al popolo di tutti quelli che seguono questa musica leggera, che l'abruzzese è una lingua assolutamente pop. E poi invece proveremo a fare il discorso contrario, cioè dialettizzare il pop, cioè a cercare una chiave poetica per cantare delle canzoni famose di Gianluca Grignani nella nostra lingua dialettale. Se sono